Bentornati nella VR Zone, non ci crederete, Meta ha trovato il modo di creare degli avatar fotorealistici con solo un telefono. Vedremo poi il visore standalone di Valve con tanto di brevetto, i visori del futuro di Meta che sono piccolissimi e come sempre ragazzi, tutto questo e tanto altro. Dai, andiamo! Iniziamo con Horizon Worlds, il mondo che tanto Meta vuole creare. Da noi ancora non è disponibile, ma ogni tanto lo tiro fuori per le idee curiose che Meta ogni tanto aggiunge. L'ultima bizzarra funzione riguarda la modifica della voce in gioco. Con un'opzione infatti sarà possibile cambiare la voce degli altri utenti quasi come se ci fosse un mormorio, un borbottio senza significato. Questo potrebbe essere molto conveniente quando per esempio incontri qualcuno che non conosci. Allora in automatico la persona che cerca di parlare con te, magari per chiederti le indicazioni su come raggiungere un mondo in particolare, invece di sentire direttamente la voce, ti viene data la possibilità di sentire i mormorii, tutto senza significato, delle parole a caso, ma basta un'alzata di mano per permettere alla persona di parlare normalmente senza doverlo per forza aggiungere agli amici. Sta cosa mi piace un sacco, secondo me è il futuro di tutto quello che riguarderà le parti social, in modo di non dover per forza aggiungere tutti, ma per poter avere una comunicazione tranquilla e per avere anche un livello maggiore di sicurezza. Le mod VR di Resident Evil 2, 3 e 7 sono state rotte nell'ultimo aggiornamento. Infatti durante la conferenza di Capcom è stato annunciato un aggiornamento che migliorerebbe non solo la qualità visiva ma in generale tutti questi tre capitoli della saga, e a quanto detto hanno portato letteralmente a rompere le mod che il modder Praydog aveva fatto. Tra l'altro non è chiaro se abbia effettivamente funzionato davvero, in quanto sembra che questi ultimi aggiornamenti abbiano rotto non solo le mod ma anche i giochi stessi, portando la Capcom a decidere di togliere momentaneamente gli aggiornamenti. Insomma, in un modo o nell'altro Praydog dovrà fare qualcosa e avrà un bel po' di lavoro da fare. Se volete giocare al secondo, terzo e settimo capitolo di Resident Evil in VR, mi raccomando, non aggiornate il gioco. Incrociamo le dita che le mod torneranno online e funzionanti il prima possibile. In un recente video pubblicato da Meta a tema metaverso viene mostrata in dettaglio la loro visione di questo mondo digitalizzato. Viene detto subito che il metaverso viene solitamente descritto come qualcosa di puramente digitale che resta nelle pareti della programmazione e dell'intelligenza artificiale. Meta ci sorprende però con un esempio di come il futuro potrebbe essere. Per esempio, una lezione universitaria si potrà vedere con una maggior precisione l'argomento, potendo fisicamente prendere degli oggetti digitali e spostarli nel mondo reale. Questo ovviamente si espande per altri settori come quello medico, e proprio qui si vede un visore molto particolare, piuttosto piccolo, come se fosse una versione quasi miniaturizzata del Quest 2. Design davvero minimal e simil futuristico, a mio parere è molto bello, è veramente bello. Che Meta con la serie Quest voglia raggiungere un design del genere? Chiaramente tutto questo video è un grande concept, una ricostruzione della loro visione, e a dirla tutta questo visore mi sembra anche troppo compatto per quello che immagino che saranno i visori del futuro. Da notare nelle dita questi piccoli dispositivi che potrebbero magari aiutare con l'eye tracking. Se da una parte il video mostra qualcosa di futuristico anche a livello di design, dall'altra io penso che questo punto del video lo sorpasseremo abbastanza velocemente. Cioè, è una figata, io vorrei quel visore, quindi Meta, se ci sei, io ci sono, datemelo, fatemelo provare. Però secondo me una roba del genere prima o poi dovrà per forza decadere e ci faranno provare di qualcosa di ancora più comodo, ancora più slim. Puzzling Places, uno dei giochi più rilassanti e interessanti che ci sia su Quest, ha portato una nuova funzionalità che potrebbe cambiare un po' le sorti del gameplay. Sto parlando dell'uso del pass-through, che trasformerebbe Puzzling Places in un gioco a realtà aumentata. Come dal video di Upload VR si vede già l'uso così semplice che può avere una cosa del genere: poter vedere il mondo reale e, non so, avvicinarsi al tavolo, prendere un bicchiere d'acqua, berlo nel mentre che si gioca senza dover togliere il visore, è qualcosa di veramente notevole. Sì, molto banale, ma molto interessante. Oppure semplicemente piazzare un enorme puzzle sopra il tuo tavolo darebbe un'idea completamente diversa a quello che è Puzzling Places finora, che era semplicemente uno spazio aperto, tutto fluttuante. Funzione davvero ben voluta, io non vedo l'ora di provarla, perché sì, la realtà aumentata è veramente una figata. Ed ecco qua altra carne al fuoco. È da tantissimo che non ne parlo, ma dovete sapere che Valve, i creatori appunto di Steam o del Valve Index, sono in progetto di creare un visore standalone. Per molti di voi potrebbe
essere una notizia assurda. E lo è, sì, però è una cosa che si sa da svariati anni. Ogni aggiornamento di Steam o di Steam VR Beta nasconde qualche linea di codice o qualche indizio che riguarda questo visore. Il nome di questo progetto è Deckard, chiaro riferimento al protagonista di Blade Runner. Sappiamo poi che l'Index sia ancora molto usato e per tantissime persone, per carità, è ancora l'opzione migliore per la PC VR, ma anche il Quest 2 ne ha superato la risoluzione, quindi qualcosa di nuovo ci vuole. E probabilmente non abbiamo visto in tutti questi anni una versione migliorata proprio perché Valve sta progettando di far uscire un visore del tutto nuovo. Ora, ci sono tantissime info che sono state trovate da poco, in realtà, essendo tutta farina del sacco di Brad Lynch e Samulia, vi lascio il suo video in descrizione. Guardatelo perché è veramente, veramente super interessante. Alcune cose che hanno mostrato è, per esempio, il fatto che verrà riutilizzato lo stesso identico menu di Steam usato dallo Steam Deck. Ci sarà anche una modalità specifica chiamata VR Link che permetterà di creare un hotspot per collegare il visore direttamente al PC e farlo funzionare anche con le torrette per il tracking. Ma qualche giorno fa la Valve ha pubblicato questo brevetto con il titolo Head Mounted Display, letteralmente display montato sulla testa. E rega, sembra davvero promettente. Potrebbe fuorviare il fatto che non ci siano telecamere, ma vi assicuro che ci sono. I driver su Steam lo confermano, insomma, lo sappiamo da un po'. Detto questo, sembra che la strap per la testa sia veramente, veramente una figata. Molto robusto. Si vede anche il ritorno delle cuffie che si posizioneranno nei lati. E tra l'altro l'uscita di tutti questi cavi che vedete qui potrebbe significare e confermare una teoria che abbiamo avuto per molto tempo. Ovvero che buona parte della componentistica del visore non sarà tutta davanti, ma anche sul retro, distribuendo molto meglio il peso. Io non lo so, penso di adorare quasi tutto di questo design. Chiaramente tutto ci indica al fatto che sarà un visore premium, quindi costoso, non cercherà di competere di certo con il prezzo che offre Meta sui Quest, ma chiaramente sarà un grande passo avanti per tutti quei visori standalone, mostrando una via di mezzo tra l'assurdamente costoso e i prodotti più economici. Io ragazzi non vedo l'ora di sapere altro e non penso che in realtà siamo troppo lontani da un annuncio. Comunque, incrociamo le dita. Arriviamo a qualcosa di assurdo, ovvero la creazione di avatar fotorealistici. Meta ci sta lavorando in realtà da un sacco, addirittura usando dei prototipi di un futuro visore della serie Quest. Ma a questo riguardo, per creare un modello del genere ci vuole un grande numero di dispositivi e di attrezzatura per appunto scannerizzare la tua faccia o addirittura tutto il corpo, senza contare il numero di volte che è necessario a ripetere questa operazione per avere varie espressioni facciali o semplicemente molteplici riferimenti dello stesso punto del corpo per avere una resa migliore. Meta potrebbe aver trovato una soluzione più economica, più veloce e che tutti potremmo usare senza problemi, ovvero la creazione di un avatar fotorealistico usando solo il tuo telefono e due foto. Tutto ora come ora in realtà funziona solo con iPhone, dato che ha un sensore di profondità lo stesso che viene usato con il Face ID. Basterebbe poi solo la foto della tua faccia neutrale e una foto dove sorridi, ad esempio. E ragazzi, il gioco è fatto. Chiaramente qualcuno di voi si chiederà: ok, sì, faccio le foto, ma come diavolo fa a muovere la faccia e a renderlo 3D? Io mi sono fatto praticamente dei selfie. Allora, insomma, per tutto questo e anche il fatto che loro lo vogliono usare per la realtà virtuale, tutto questo si può avere grazie all'amata intelligenza artificiale che tanto Meta piace usare. Il modello neurale in questione è stato allenato con tantissimi facce, volti, busti, insomma, in modo che possa ricreare la faccia e i movimenti facciali tutto da solo. Chiaramente è tutto agli inizi. In primis, il modello neurale, e comunque questo metodo, non supporta occhiali o persone con capelli lunghi. In più, ora come ora si parla solo della faccia e si vede un pezzo del collo, ma comunque nient'altro. Wow, cioè creare un avatar iperreale sarebbe fantastico. Immaginate di andare in VR chat e vedere un furry da una parte, un Transformers dall'altra, un personaggio dei cartoni animati e una persona reale lì in mezzo, così, a caso. Meta, se vuoi qualcuno che lo provi, che lo testi, non lo so, io sono qua, sono disposto a farmi tutti i selfie che vuoi, io sono qui. Bloxy News, portale riguardante notizie su Roblox, ha pubblicato un tweet secondo il quale Roblox starebbe per approdare in una nuova piattaforma, con tanto di emoticon degli occhiali,
che si parli di Roblox finalmente in arrivo su Quest. Horizon Worlds ora è disponibile anche in Inghilterra, notizia che non dovrebbe importarci più di tanto, se non che potrebbe significare un annuncio magari nel breve termine anche qui in Europa. Chissà, speriamo. A Universal Studios Hollywood, dentro l'enorme parco a tema Super Nintendo World, ci sta un'attrazione che fa uso di occhiali a realtà aumentata, dove in guida ad un kart ti verranno spiattellati in faccia tantissimi effetti visivi classici del mondo di Nintendo. E non lo so quanto sarebbe bello andarci, per favore invitatemi, non lo so, prima o poi ci vado perché voglio vederlo. E ragazzi, io vi ricordo che vi potete iscrivere, il video in sostanza finisce qua, spero che le notizie di oggi vi abbiano fatto scoprire una nuova fetta della VR, che vi siano interessate, e come sempre, ci vediamo sempre qui, nella VR Zone. Ciao!